Alla vigilia del cambiamento che a seguito dell'approvazione del codice del terzo settore interesserà l'organizzazione e l'assetto di tutti i centri di servizio per il volontariato, il Centro Servizi Volontariato dell'Aquila ha vissuto un anno denso di attività, con un occhio di riguardo verso i giovani grazie a una proposta sempre più ricca di progetti di servizio civile e di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nel mese di settembre il Centro Servizi Volontariato dell'Aquila ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività con una serie di eventi che hanno coinvolto tutto il territorio provinciale. Allo stesso modo, tra marzo e aprile, il Centro Servizi ha ricordato uno dei protagonisti della sua storia a 10 anni dalla prematura scomparsa, Gianni di Genova. Un anno proiettato verso il futuro quindi, ma con un'attenzione particolare alle proprie radici. Nel corso dell'assemblea del coordinamento, molto partecipata, che si è svolta all'Aquila nei locali del Centro Servizi del Volontariato, è stata presentata appunto la relazione dell'attività del 2017, ma non solo, è stata data visione anche della prima stesura di statuto del CSV Abruzzo, da sottoporre a tutti i rappresentanti delle associazioni per tutte le modifiche, le integrazioni, in vista della successiva assemblea costituente. Saranno diversi, come dice anche il presidente Gino Milano, i cambiamenti che interesseranno il Centro Servizi del Volontariato e del Terzo Settore. Era un mandato naturale che va in scadenza e ci sarebbe stato un avvicendamento senz'altro se non ci fosse stata questa trasformazione che si sta avendo dal punto di vista legislativo, amministrativo e dunque anche effettivo, reale, di passaggio da centro di servizi di volontariato su territori provinciali a centri di servizi di volontariato su territorio regionale. All'interno dell'assemblea è stato presentato anche il progetto Disabilità Over Quota 1000. Il progetto, finanziato dal MISE nel bando cratere sismico aquilano, promuove presso un ampio target la montagna abruzzese, le sue bellezze naturalistiche e gli straordinari ambienti di alta quota, troppo spesso non considerati idonei per le categorie più deboli, quali anziani, famiglie con bambini ancora non deambulanti e persone con disabilità. E abbiamo voluto rilanciare le montagne abruzzesi non per tutti, ma solamente per una fascia più ristretta, forse più debole, persone anziane, bambini e disabili. Così ci siamo messi a camminare insieme ad una guida esperta di media montagna della regione Abruzzo per i tre parchi, il parco Gran Sasso Velino, il parco della Maiella e il parco del Velino Sirente, e abbiamo individuato dei percorsi che potessero essere accessibili.